Non ricordo la citazione esatta nelle parole, soprattutto parlo male il francese, ma una citazione famosa di Napoleone diceva che perdere ci sta ed è una cosa scusabile, ma quello che non ci sta proprio è farsi sorprendere, e quindi lì non si è scusati. Ecco, ho preso questa citazione dal grande Napoleone semplicemente perché il mio ruolo di consulente assicurativo è proprio quello di andare a cercare di evitare brutte sorprese da parte delle assicurazioni, di andare quindi ad informare e anche a formare nel miglior modo possibile il cliente che ho davanti. Avere la possibilità di formare a livello assicurativo attraverso non una consulenza ma un incontro, una chiacchierata con una persona, con un potenziale cliente, è un grande onore da parte mia e anche un bell'onere nei miei confronti. Perché è un onere nei confronti del cliente? Perché nel momento in cui vado a dargli delle informazioni e quindi a fare una piccola formazione su come funzionano le varie polizze, ma soprattutto su quelli che sono i rischi che il cliente corre tutti i giorni, quindi i rischi banali giornalmente, perché sono proprio i rischi giornalieri che noi non prendiamo in considerazione, che rischiano poi di essere quelli più pericolosi. Perché? Proprio perché non li prendiamo in considerazione, li diamo per scontati. Il fatto di uscire tutte quante le mattine di casa, magari con la propria borsa, adesso sto parlando di me, prendere la borsa della palestra, andare in palestra al mattino dalle 7 alle 9, fare palestra, rischiare comunque con gli attrezzi di farmi male, stavo inciampando ieri mattina, per questo lo dico, e poi andare a lavoro, quindi dopo magari che mi sono stancato andare a lavoro, prendere la macchina, fare tutta quanta la giornata lavorativa, fare più appuntamenti dentro, fuori dall'ufficio, in giro da clienti, quindi il rischio comunque sempre in auto, tornare a casa la sera o magari la sera dell'allenamento andare ancora a calcio e quindi stancarmi ulteriormente, rischiare anche lì di farmi male. Ecco, tutte queste situazioni, che magari non sono le stesse tue ma ne hai altre di simili, sono tutte quante situazioni giornaliere e potenzialmente rischiose. E qui ho preso in analisi solo la mia situazione. Bisognerebbe vedere anche la situazione, per esempio, della mia compagna. O nel momento in cui io dovessi avere dei figli un domani, dovrei andare a vedere anche i rischi potenziali dei miei bambini. E quindi se escono da scuola col giocattolino e rigano, fanno una bella strisciata sulla portiera della mamma che stava prendendo l'amichetto, il compagnuccio di scuola, non perché sono cattivi, ma perché avevano il giocattolino in mano, la macchinina, e correndo strisciano sulla portiera. E la mamma dell'altro compagnuccio non sarà molto contenta, perché non si è sempre fortunati a trovare la persona giusta che la prende sul ridere e che la prende con filosofia. Per chiudere, ecco quindi che l'attività di assicuratore è molto importante proprio per andare a far sì che tu non abbia le brutte sorprese a livello assicurativo e quindi per andare a far sì che se dovesse capitare qualcosa tu sia assolutamente scusato. Ma attenzione, nel momento in cui sei stato avvisato, come si suol dire, uomo avvisato, mezzo salvato, nel momento in cui sei stato avvisato, allora a quel punto devi stare attento. Non puoi farti sorprendere, perché se no, come dice il buon Napoleone Bonaparte, allora lì non sei scusabile.